benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di Michelin Power Days e più precisamente al Mugello. Le emozioni sono tante, anche perché io porterò per la prima volta Atom in pista, ma Davide e Nicola entreranno per la prima volta in assoluto nella loro vita al Mugello. Allora, che si prova? Siamo cari. Ti stai cagando sotto? Cari. No dai, ti cagando sotto no. Ma io con l'ansietta prevista, che dai, non c'è più. Io non vedo l'ora di entrare, forse Nicola no qua. Un po' di strizza. Finalmente vediamo anche il signor Nicola Danna, ma anche il signor Edoardo Parrini. Proprio lui, dopo diversi problemi ieri sera che gli hanno impedito la partenza, eccola qua, Hyper Motard 950 SP, pronta per dominare, per cavalcare ogni pedane, pronta per cavalcare il Mugello. Magari, raga, ma magari, ma dove vado? Prima volta al Mugello? Yes. Cool. Meraviglioso, vedi, prima volta insieme a Cremona, prima volta insieme al Mugello. Dovremmo andare in pista, ci possiamo fare Cremona. Dobbiamo andare a Donington Park. Nicola. Dimmi, papà. Come andiamo? Pura. Lo senti? La cominci a sentire? Sì. Allora, fa molto, cioè, da fuori fa paura. Da dentro farà cagare sotto. O cagare sotto. O cagare dentro. Sono allibito, stavamo per morire. Il ragazzo fortunatamente non si è fatto nulla, ha sbandato, scodato, probabilmente in uscita di curva ha aperto troppo velocemente il gas e per questo gli si stava innescando l'eyesight. Però vi giuro che dalla telecamera sembra molto più lontano, era veramente molto vicino, tant'è che mi sono cagato sotto. Raga, è da inizio mattinata che vedo vestiti in questa maniera, che cosa succede? Ancora non ci fanno girare qui, per un'ora. I piloti entrano più tardi. Ah! I piloti. No, è vero, primo turno ore 16. Come è andata? Secondo turno male, era difficilissima la pista. Secondo turno ho preso gusto e è andata meglio, quindi mo voglio rientrare e andare ancora meglio. E questo è il primo parere. Secondo parere è depresso, eccolo qui, è proprio lui, il signor Nicola Danna. Nicola, voglio una grande intervista a te. Che intervista vuoi? Dici, non riesco a stare, cioè la gomma la dietro ci atterrava? Non è la gomma, è la moto che non mi trovo, mi devo ancora trovare. Vabbè sì, piano piano, cioè, comunque alla fine da un KTM sei passato a una Sport Touring, è una guida completamente differente, sei entrato in pista al Mugello per la prima volta nella tua vita, il Mugello comunque si sa intimidisce, impaurisce, tutte cose coisce finale, insomma brutte. Ci sta che tu. No, ma la pista è cioè, bellissima, mi trovo super meglio, super tranquillo, proprio che non. Vabbè, andrà meglio. Per il prossimo turno. Grigi, neri questi ragazzi. E abbiamo l'ultimo
del gruppetto, il signor Edoardo Vannini, sempre con l'ipermotard. Com'è andata? Molto bene, non me l'aspettavo delle sensazioni così positive. Pedali per adesso non grattati, eppure mi sembra sul segno delle gomme di aver piegato di più, cosa che non mi riesco a spiegare. Mistero del Mugello. Così. Comunque, primo turno andato realmente insieme a loro, ne seguirà un altro e poi la prima giornata si concluderà, per poi riprendere domani sempre alla stessa ora, cioè la mattina alle 9, si ricomincia la danza qui al Mugello. Buongiorno da questo secondo giorno qui al Mugello, Power Days by Michelin. Siamo arrivati in circuito e a dir la verità la vista non è proprio buonissima, visto che fanno meno due gradi, non quanto? No, ora è uno, mi sa. Uno. Vabbè. No, uno. Sì, uno. Il furgone mi dà pericolo ghiaccio, che ci sta, legittimo. Infatti direi. C'è il ghiaccio. Siamo tutti quanti qui sul furgone, vero Edo? Sì, tutto a posto, bro. Il furgone è omologato per tre, non dipende da noi. Esatto, il furgone è omologato per tre, la voce che avete sentito è quella fuori campo di Edoardo, che è stata aggiunta in post-produzione, non è per niente nel back del furgone. Voilà, arrivati, scarichiamo, montiamo e ci intudiamo, anche se costo prezzo. Al termine anche della seconda giornata inizia per noi la fase quella un pochino più brutta, più nostalgica, il dover smontare tutto il campo base che ci ha visto gioire di questo Mugello durante questi Michelin Days. Ringrazio Michelin per l'ospitalità, ringrazio i ragazzi che si sono venuti a fare questa mugellata e con questo bel suono in sottofondo delle moto che si godono gli ultimi giri, gli ultimi turni qui, vi saluto. Vi invito a iscrivervi al canale ovviamente e attivare la campanella per non perdervi le prossime uscite video, lasciate poi un like e un commentino qui sotto facendomi sapere se tante volte avete mai usato un treno di Michelin, se sì, quale, e se mai vi siete goduti un evento come questo organizzato da Michelin, visto che non lo fa solo al Mugello ma anche su altri circuiti. Insomma, ci vediamo qui sotto nei commenti. Da Freccia Verde è tutto, ciao ragazzi. Yeah.